Sono Riccarda Zezza, sono un'imprenditrice e ho cofondato Life Based Value, che è la società che distribuisce MAM, Maternity as a Master. Quali sono i punti di forza di una donna quando fa la start-upper? È una domanda difficile perché in realtà nella mia esperienza ho visto soprattutto i punti di debolezza, nel senso che il dialogo tra una donna start-upper e dei tendenzialmente uomini investitori è un dialogo non facile. Perché gli uomini investitori sono abituati a start-upper che lanciano numeri abbastanza rocamboleschi, mentre invece le donne tendono a dare numeri di cui sono convinte. Gli investitori sono abituati a progetti estremamente visionari, a volte poco concreti, le donne tendono ad essere molto concrete e a dare risposte molto pratiche. Ciò detto, è in realtà una realtà divertente che si sta costruendo oggi, quella delle donne start-upper, e credo che il nostro valore aggiunto sia anche quello di ricordare che è possibile fare una startup anche avendo una vita privata, perché un altro tema, io poi sono grande, ho 46 anni e due bambini, è che si pensa che uno startup debba dedicare tutta la vita al lavoro. E invece io sto dimostrando nei fatti che riesco, salvo eccezioni, la sera alle 6 a essere a casa con i miei bambini ed è una dimensione di cui ho un grande bisogno, anche perché mi ricarico e torno al lavoro con ancora più energia di prima. Che cosa fa MAM? MAM è un servizio di formazione digitale che vendiamo alle aziende ed è estremamente innovativo perché, a differenza della formazione tradizionale, trasforma la nascita di un figlio in un master in competenze soft. Quindi, fondamentalmente, quello che dico delle donne start-upper, ossia che la dimensione della vita personale è una dimensione di ricarica e di rinnovamento e di miglioramento di alcune competenze, è anche il principio che guida questo programma che noi vendiamo alle aziende. Le aziende acquistano questo programma digitale e tutte le neomamme e neopapà di bambini tra gli 0 e 3 anni possono iscriversi al programma e nell'arco di 6 mesi scoprono le 12 competenze, tra cui l'ascolto, l'empatia, la gestione del tempo, la gestione delle crisi, il pensiero laterale, il change management. Pensate a queste competenze, quanto facilmente si allenano ogni giorno con dei bambini piccoli, con delle dinamiche familiari complesse. Ecco, queste persone lo scoprono e quindi dopo la nascita di un figlio tornano a lavorare sentendosi più forti. Questo programma esiste da 3 anni, facciamo 3 anni tra 10 giorni, ed è stato acquistato da oltre 40 aziende. Oggi abbiamo 4.000 partecipanti in queste aziende, 3.000 mamme e 1.000 papà, e in realtà è molto richiesto anche all'estero. Il mercato ci ha dato tante conferme, adesso cominciano ad arrivare delle conferme anche dal mondo degli investitori. Abbiamo avuto una prima esperienza molto molto buona con il crowdfunding, per esempio, per cui abbiamo fatto una campagna su Mama Crowd in cui abbiamo raccolto 450.000 euro da 101 investitori e adesso siamo addirittura ad una fase successiva per cui l'organizzazione iStarter ci ha selezionati tra le 16 scale-up, siamo passati di categoria, che andranno a presentare a Londra il 5 novembre davanti per la prima volta per noi a un pubblico di investitori stranieri. Noi ci aspettiamo grandi cose perché, come ci ha già preannunciato iStarter, MAM è un programma che sembra essere anche più facile da comprendere all'estero che in Italia. Quindi saremo sul palco il 5 novembre, avremo davanti diverse decine di fondi stranieri interessati, probabilmente anche con capacità di investimento maggiore di quello della fase in cui siamo noi, e siamo molto curiosi perché comunque anche a livello di mercato l'internazionale per noi oggi è una priorità. Siamo già fuori con una versione inglese, abbiamo già clienti multinazionali e test del programma in 26 paesi. E quindi il 2019 sarà l'anno dell'estero. La leadership al femminile. Vorrei dire alle donne la stessa cosa che dico agli uomini. Agli uomini che fanno i papà per la prima volta, noi diciamo non copiate le mamme, portate la vostra dimensione paterna, inventatela, portate il vostro valore aggiunto. Alle donne che si affacciano al mondo della leadership da poco, in realtà vorrei dire non copiate gli uomini. Noi donne siamo leader generative ed è proprio di questo tipo di leadership che c'è bisogno oggi nel mondo.